Io l'ho appreso che da mio zio, che questo qua andava facendo domande, Suo zio chi? Quindi Filippo, Marchese Filippo. andava facendo domande dell'uccisione di suo fratello, erano state a fare questo omicidio. Io, essendo che ero interessato in questa cosa perché ero coinvolto, io ho detto a me, ma come manco non pigliano un provvedimento per questo? E dice che ci sta pensando, sarò più buono con Antonino Madonia. E basta. Dopo qualche giorno, parlando sempre con mio zio, mi disse che praticamente un cerchio praticamente per Nignò. Ci siamo votati, se ne sanno chi da ancora va facendo domande. Dice, no, ma chi dove per Nignò già? E Che significa? per Nignò era un cieco nostro praticamente, quando una persona ve ne so eliminata. E infatti dice, mi aveva aggiunto che era stato strangolato lui insieme a Di Maggio Calogero, perché mi sembra un parente di Susantino, e a sua volta l'avevano ammazzato dentro, è stato fatto questa riunione, dice, dentro il deposito di Montalto Salvatore, che c'era un sacco di acciomini d'onore, di cui Nino Madonia, Rotolo Antonino, Saro Roccobono, però altre persone mi dissero, insomma l'importante, io ho detto che era stato risolto questa cosa, che già era per me anche un pensiero, cioè non ho chiesto se Antichia se si mette a fare uscita vacante per sta fare danno. Quindi la causale di questo omicidio, per quello che lei ha appreso, risiede in che cosa? O risiedeva in che cosa? Nel fatto che Inzerillo andava in giro Sì, per... andava in giro cercando di sapere chi ha ammazzato il fratello. Chi ha ammazzato il fratello? Lei non ha sentito altro su questa causale? Altro triplice omicidio del quale, anzi si tratta di due scomparse e di un omicidio, sono quelli di Antonino Grado, di Franco Mafara, entrambi scomparsi, e Giovanni Mafara ucciso. Quest'ultimo ucciso il 14 ottobre del 1981 a Palermo. Sa qualcosa di questi omicidi? Sì, ne ho partecipato personalmente. Si tratta anche in questo caso di omicidi, per i quali lei era stato sospettato, aveva subito processi oppure No, no, no. no? Quindi quando li ha confessati, non se ne sapeva assolutamente nulla. E Sì. allora vi ha partecipato personalmente? Cosa sa dirci di Vede, delle scomparse e dell'omicidio? c'era Intanto stato quando è avvenuto questo fatto? avvenuto verso la fine dell'81, tra mi sembra ottobre, e siccome qua c'è Ecco, siccome ci sono delle scomparse, le scomparse rispetto all'omicidio sono avvenute prima, o sono avvenute dopo? Le scomparse sono avvenute prima dell'omicidio. E quando? Che è stata la mattinata? Nella Quindi sono mattinata? avvenuti nella stessa Sì, giornata? nella stessa giornata. Quindi tutti il 14 ottobre Sì, dell'81, sì. perché noi sappiamo la data dell'omicidio di Mafra. Sì. E allora vuole cominciare a parlare delle scomparse? E qua devo tornare un momentino indietro, perché qua si intreccia questi omicidi si intrecciano nel tentato omicidio di contorno Salvatore, di cui ne ho fatto parte anch'io del comando quando si ci è sparato.
Ed era avvenuto quando questo tentato omicidio? Molto prima di Grado. Grado Antonino era il cugino di Contorno. E siccome Contorno è riuscito a scappare in quell'attentato, perché erano sempre quello che si diceva, questi qua si dovevano ammazzare perché erano tutti vicini. E l'attentato a Contorno avvenuto dove? Si ricorda in il luogo? Giafari, in via Giafari. In via Giafari. In via Conte Federico. Sì. E, è successo che avevo dato, la commissione aveva dato disponibilità, la commissione intendo Totò Reina, Brusca, Calò, Grieco, Madonia, insomma tutto il gruppo della commissione aveva dato ordine a Pino Grieco, Scarpuzzedda e Preste Filippo. I Preste Filippo come si chiamano? I Preste Filippo, i Santa Zita, praticamente sono Pace, Giuseppe, il figlio, il fratello Mario e padre Giovanni. Eravamo praticamente, ci è stato dato ordine a loro, perché quando Pino Grieco non è riuscito a ammazzare Contorno, quel tempo si è scatenato l'inferno in Cosa Nostra. L'inferno perché anche noi andavamo di notte, di sera e tutti i giorni si andava con le macchine cariche di armi in cerca tutto Ciaculle, tutto Palermo, altre famiglie, i Pullarà, tutti altri personaggi, in cerca praticamente di ammazzare a Contorno. Perché si diceva che si trovava sempre là in zona, che lo vedeva a destra, che lo vedeva a sinistra. Insomma, dopo c'è stato l'aumento anche delle manie persecuzioni, perché dovunque lo vedevano. È successo che con questo discorso ci è stato dato ordine alla commissione, a Pino Grieco, e Preste Filippo, padre e figlio, di vedere di... Padre e figlio o padre e figli? Padre e figli. E figli. Giuseppe, Mario e Vannuzzo. C'era anche, mi sembra che c'era in quell'epoca anche Brucia Montagna. E Brucia Montagna? Sì, sarebbe lo zio di Mario Preste Filippo, fratello di Vannuzzo Preste Filippo. E come si chiama Brucia Montagna di Totò. Nome? Totò. Quindi era stato dato in carica a loro? Lui era, c'è stato un periodo che era confinato a Milano, Totò Brucia Montagna. Però esattamente era pure a Palermo. Quindi viene dato incarico di? C'è stato dato incarico a loro praticamente tramite contattare a Pularangio Van Battista e a Peggiuno Loiacono, sempre dalla famiglia di Santa Maria Gesù dove faceva parte Contorno, di vedere di tramite Grado Antonino e Mafara, che erano sempre assieme, di vedere se si poteva arrivare al punto di portarlo a compimento, in senso o ci pensavano loro stessi a ammazzarlo con Tuenno, o se no ci davano una battuta a noi, una localizzazione dove localizzarle ci pensavamo noi. Praticamente queste cose avviene che loro si interessano e Pullarà dice che si stavano interessando. Ma si viene a sapere che Contorno con Grado si ci incontrava e si era incontrata a Cefalò in un residence. Allora con questo si è pensato, con tutto ciò che Pullarà, Giovanni Battista si incontrava con Grado, Mafra eccetera, si pensava che lo prendeva in giro. Dice, allora chi se ne sta picchiando in giro, perché a noi c'era arrivata la notizia che questo si incontrava. E Pino Grieco qua ci hanno deciso, dice vabbè, ci non arrivano prima, o ne vuoi, o ne noi, vi che si affugano, non se ne parla più. Scusi una domanda, Antonino Grado e Franco Mafara erano uomini d'onore? Sì, sì. Vado avanti. Che succede che io mi trovo una mattina alla caccia struzze, perché la caccia struzze era il punto, diciamo, più di concentrazione a noi di uomini d'onore, perché la caccia struzzi con i grumetti che c'erano intorno
dentro la caccia e Suzzi nei giardini, andava a finire direttamente i ciaculli. E là era un punto buono anche per noi, se un domani entrava polizia e cose, avevamo possibilità di scappotto sentiamo dire noi scappare. Succede che una mattina venne Mario Preste Filippo alla caccia Suz, là si trovava mio zio, Pino Greco, e gli dice che da un capo né noate c'è un grado con Mafara. Da un capo né noate sarebbe, da un capo né noate sarebbe una tenuta di Preste Filippo. Nella tenuta di Preste Filippo, sì, che era a Ciaculli. Sì. Perché si stavano mettendo sulla macchina, che Mario Preste Filippo era venuto con una golf, che all'epoca c'aveva una golf bianca a diesel, che io con questa macchina con lui ci sono andato più di una volta a fare dei colloqui a mio fratello a Barcellona. Che succede? Mentre che loro stavano andando via, mio zio mi dice, no, dice, tu aspetta a cagare bene Totò Cucuzza, che c'erano l'appuntamento che Totò Cucuzza doveva venire quel giorno, la mattina doveva venire, ci sono trovato nulla, dicevo, tu picchio, poi ti dà un capo. Totò Cucuzza chi è? Totò Cucuzza è uomo d'onore della famiglia di Borgo Vecchio, capomandamento ne Peppo Calò. Cioè Borgo Vecchio di cui è capomandamento Pippo Calò. Sì. Sì. Quindi doveva venire Totò Cucuzza. No, Borgo Vecchio è la famiglia dove fa parte Totò Contorno, come si chiama? Totò Cucuzza, sì, fa parte di quella famiglia di Borgo Vecchio. E sì, il mandamento è Poltanova. Benissimo, io dicevo, ritorniamo a Cucuzza. Le dicono di aspettare Cucuzza. Aspetto, dopo un po' arriva Cucuzza, mezz'ora, tre quarti d'ora. Insomma, aspetta, arriva Cucuzza. Io ho detto, tale, sono da un capo. Con che macchina arriva Cucuzza? O con che mezzo arriva? Una golf. Sì, una golf. A sua volta, questa golf, che era grigia, mi sembra, dopo se l'ha presa mio fratello, Antonino, che lui si doveva disfare di questa macchina e si è preso mio fratello. Cioè l'ha comprata suo fratello Antonio? Sì, l'ha comprata. Vabbè, vada avanti. È successo che, arrivando lui, ci avviamo, io avevo la 500, che spesso la 500 di mio padre, che all'epoca mio padre era latitante e stava in una casa all'entrata di Villa Abate, e tutti i mattini mio padre veniva dentro la caccia e Suzzi, che c'era nei giardini, mandarinete, e si passava il tempo in mezzo al giardino, si piantava la verdura, la lattuga, tutte queste cose. E sta macchina era sempre disponibile là, c'era 500, e a noi c'era molto comodo perché era piccolina, dentro la campagna. Succede che arrivando là sopra trovo tutto questo gruppetto di persone, Lucchese, Giuseppe, Greco Scarpa, Peste Filippo Mario, Greco Giuseppe Umennuno, figlio del sanatore, mezzio. Sembra non c'è più altro. Insomma, arrivati là sopra. Quindi arrivati lei e chi? E tu e Cucuzza. Lei e Cucuzza, arrivati, sì, lì sopra, sì. E lì sopra intendiamo sempre in questa proprietà dei prestiti. C'era una vasca d'acqua dove c'era il bevetore per le, sì, piante. Sì, va bene. Descriva che cosa. Scendendo dalla macchina, là su, entrando dove erano loro, nel suo spiazzo di giardino, c'erano già per terra un mafaro con grado Antonino. Erano lì per legate, terra, che significa? Erano legate per terra, l'incappettamento come si faceva di solito, prima si strozzavano, dopo la corda si ci faceva passare dal collo, si ci piegavano le gambe e la corda veniva passata tra il collo a tirare fino alle gambe, in modo che lui, pure che magari ancora era vivo, non aveva nessun modo di muoversi. In più, già quando vengono strangolate c'è il fatto che si fanno addosso, fanno la cacca e se la pepì, e già quando già c'è la composizione si vede il papà rilassato, già non c'è più. Ed erano, quindi buttate, erano a terra i cadaveri, sì, sì, incaprettati di queste persone. Sì. Lei li riconobbe? No, io veramente non li conobbe, però
Allora chi le disse che era, si trattava di Grado Antonino? Là nel gruppo e anche quando è arrivato Mario Pestefilippo. Quando è arrivato Mario Pestefilippo a prendere il mio zio con Pino Greco. Succede che mentre che loro conversavano, vedevano, qualche scherzava, perché dopo quando si facevano omicidi era sempre era uno spazio, si facevano omicidi giorno per giorno ed era una passeggiata praticamente. Addirittura si facevano anche gli omicidi che, con le macchine pulite. Dico io questo per la tranquillità e anche per le forze dell'ordine, si faceva quello che voleva. C'è stato una volta a Piazza dei Signori e Brancaccio. Si stava commettendo un omicidio, c'era una volante della polizia che stava arrivando, appena ci ha visto scendere quella che ha pistola e quella che ha scoperta la volante, che dopo quasi ritornando sul posto dove eravamo, le risale perché la volante appena ha visto scendere, appena ha scoperta quell'altra che ha pistola, la volante ha fatto marcia indietro e ha messo a correre proprio. Ma tutte queste cose, perché quel giorno c'era un via vai di morti così. Quindi ritorniamo sì, al momento in cui che arrivate voi. Parlavano sì. E c'era Pino Greco che sollevava il discorso dicendo che proprio, dice, c'era, dice, a questo punto c'era Ramarallo perché c'è fu un mafara che io appendo da loro che. Il mafara Franco si è messo a piangere a mio zio Fifo, Filippo, dicendo Fifo, non c'entro niente con queste cose, insomma si è messo a piangere, voleva essere perdonato, va, cercalo di non ammazzarlo. E Grado Antonino gli ha detto, dice, ma come puoi te dire un ora, lascia la pietra queste cui nude. Perché c'ha, è quello, non sape che già quando c'è la corda a collo c'è poco da fare. E Toto Uzza dice, allora dice, mi ho perso il meglio, perché come dicevo prima, quando uno partecipa in queste cose è come una passeggiata, vedere godere la gente sull'omicidio, e come anche io, quando c'era qualche omicidio si rideva, si scherzava, o magari si faceva qualche omicidio, quello prima si sedeva nella sedia e si interrogava se ci davano qualche paio di schiaffi, cose eccetera. Insomma, con tutto ciò, questi due vengono caricati su una lambretta che si trova là dentro da Pestefilippo e da Giuseppe Gregomeno. Una lambretta che significa? Una lambretta a tre ruote, una lambretta da giardiniere praticamente, una lape. Io mi avvio e me ne vado. E vengono caricati da chi? E da, praticamente li stavano caricando, era Mario Pestefilippo con Mennone. Vuole dire il nome esatto di questo? Giuseppe, Greco. Greco Giuseppe. Figlio del senatore. Figlio del senatore, quindi di chi? Nome e cognome di suo padre. Salvatore Greco, fratello di Michele Greco. Fratello di Michele Greco. Quindi questi caricano i corpi sì. E li portano dove? Non lo so, si sono avviati in mezzo alla campagna. Nella campagna dei Prestifilippo. Là si va a scavare in tutta quella tenuta, perché mica è facile a trovare dei punti per stabilire, perché di quanto è grande c'è una cosa immensa, ce ne sono cadaveri da mezzo quella terra, che veramente, infatti dalla volta scherzavano, quanti cadaveri ci sono dopo, avuto che concime di vacche e bacche. Il concime sarebbe... Che succede? Che io me ne vado alla caccia struzzi, me ne scendo di nuovo con la macchina, allora lo lascio là. Arrivando alla caccia struzzi, dopo poco, è arrivato mio zio Pino Greco con Giuseppe Pestefilippo e Giuseppe Greco Mennone, figlio di Greco Salvatore, fratello del senatore. Succede che mentre che arrivavano, che noi c'avevamo dove c'era proprio l'ufficio della caccia struzzi, di dietro ci mettevamo sempre, ci appartavamo là dietro e c'è una casetta, mezzo giardino e ci appartavamo là. Commentavano, dicevano che dice no, dice ama Gineida, ama Gineida.
A che cosa si riferiva? Ma si riferiva perché dopo siamo andati a ammazzare a Mafare Giovanni, alla caccia e Struzzi, sì. Quindi lei capisce successivamente che la macchina è quella, la macchina è quella, si riferiva sì. A Mafara Giovanni. Che succede che Pino Greco mi dice a me, a Mennone, Giuseppe Greco, di andare a prendere la motocicletta e la macchina a No Capannone. Siccome poco distante dalla caccia Struzzi c'era un capannone che era una fabbrica di marmo, che era abbandonata questa fabbrica di marmo. E questa fabbrica di marmo era di Tenerello Gaetano, che a sua volta era del suocero, i vezzini, insomma, di Tenerello praticamente, perché all'epoca la chiave ce l'ha fatta avere lui, Tenerello, sta chiave di sto... Tenerello Gaetano chi è? L'abbiamo detto stamattina, se lo vuole ripetere. Sì, è praticamente uomo d'onore del Corso dei Mille. Uomo d'onore di Corso dei Mille, quindi vi dice di andare lì a fare che cosa? A prendere? A prendere questa motocicletta e la macchina. Che tipo era questa motocicletta? Era una Giulietta e una Honda. È una Honda, ricorda l'Honda di che cilindrata fosse? L'Honda era un 750, perché l'Honda si girava sui 750, 1900, siccome quel periodo ne passavano tante di queste motociclette. Ma mi sembra che non 750. Il colore lo ricorda? O grigio o bianco, una cosa del genere. Che succede che arrivate alla caccia Struzzi, Pino Greco sale con me nella motocicletta e si picchia a scopi a tenere la macchina. Che nella macchina c'avevamo anche c'era 38 e un fucile, una scoperta, una doppietta, diciamo. Chi canna mozza. Ci avviamo verso la strada che dicevano loro praticamente, che si sono accampanati. Questi due mezzi, mi scusi, come li riportate? Chi riporta la macchina e chi riporta la motocicletta? Allora, io porto la motocicletta e Giuseppe Greco Mennone portava la macchina e accanto si è seduto e Giuseppe Peste Filippo. Arrivato vicino alla fabbrica, invece di entrare subito, abbiamo fatto diciamo un giro largo là davanti e abbiamo visto che c'era una macchina posteggiata là davanti. E un Mennone davanti dove? Dentro l'ufficio, dentro diciamo la caccia Struzzi di Mafara. Sì. Siamo entrati dentro queste bedonie, che c'erano bedonie, le chiamo, c'erano anche operai là in mezzo. Perché entrando dopo abbiamo visto che c'era qualche operaio pure là in mezzo. Appena siamo entrati io mi ci sono accostato con la motocicletta e dietro alla Giulietta. Arrivati là dentro loro scendono, Pino Greco e Giuseppe Peste Filippo, e dopo sentiamo dei spari. Risalgono e ritorniamo di nuovo alla caccia Struzzi. Le persone che erano lì presenti mostrarono no, di fare qualche cosa, vi riconobbero, no, gridarono. C'è stato un scappa scappa di quelle che erano là, però dopo io ho preso da Giuseppe Peste Filippo, che dice sicuramente qualcuno allora ha riconosciuto perché lui conosceva qualche operaio di là dentro. Però non se l'ha fatto tutto questo problema perché dice vabbè, per parlare se un interrogano una venente ride, però per sicurezza sempre lui ci mandava qualcuno per sondare, per dare almeno una giustificazione per Napoli. Cioè che significa per dare una giustificazione per un'altra? Gli mandava a parlare qualcuno sì, per fare che cosa? So, hanno visto una motocicletta e una macchina in giro, invece di vedere una motocicletta, che sa, ci mettono l'aereo che passava, non mettono niente. Quindi dovevano dare delle informazioni distorte. A Palermo di solito quando succedeva qualche omicidio, ma quando si trovavano i testimoni a dire sì, ho visto, io non ho visto niente, io non saccio niente, io ero a casa a mangiare, io ero assettato uno baiccone, io per te... Insomma, tutte queste particolari. Comunque, Giuseppe Peste Filippo le dice che non c'è problema perché ci penserà lui a far parlare sì. Da parte di qualcuno. Niente, abbiamo lasciato loro là e noi i mezzi l'abbiamo riportata a Sopra. Quindi avete lasciato loro lì dove? Nella caccia Struzzi. Alla calcia Struzzi. E io praticamente sono riportato...
e in mezzo l'abbiamo riportata al suo posto. Cioè al? Alla calcestruzzi. Alla calcestruzzi? Alla calcestruzzi, alla fabbrica di marmo abbandonata. Dove quindi abbiamo... a quel capannone abbandonato. Sì, che a sua volta in quel capannone noi spesso lo usavamo anche come camere, come viene definita, camera della morte, camera dove spesso si portava qualcuno per ammazzarlo, perché c'era il capannone, c'era tutto deroccato, però c'era dopo, sotto questo capannone c'era un angolo che formava una stanza. E spesso la usavamo questa... Come ritornate da questo capannone alla calcestruzzi? A piedi, perché due passi di là. Abbiamo chiuso il cancello e siamo ritornati là. Io arrivando, quando siamo arrivati là, non abbiamo trovato nessuno. Io con la mia macchina ho preso la 500 e me sono andato a casa di mio fratello. Suo fratello chi? Gregorio. Suo fratello Gregorio. Vorrei passare ora... Prego. A che ora ci siamo? Questo è avvenuto verso l'orario del... che poteva essere le due, l'una e mezza, l'orario del... diciamo quando rientravano gli operai, perché ancora alla calcestruzzi dovevano, dopo il pranzo dovevano rientrare ancora gli operai da noi. Quindi l'omicidio di Giovanni Mafara. Sì, sì, di Giovanni Mafara. E gli altri erano avvenuti in precedenza. Nella stessa mattinata, ha detto. Sì. Vorrei passare ora a chiederle qualcosa sulla cosiddetta strage di Bagheria, cioè l'evento in occasione del quale persero la vita di Peri Giovanni, Pitarresi Biagio e Valvola Onofrio e scompare Pitarresi Antonino, avvenuto il giorno di Natale del 1981. Sa qualcosa di questo episodio? Ne ho fatto parte personalmente e ho avuto anche una condanna definitiva a 30 anni. Quando iniziò questo processo per il quale ha riportato condanna? Nell'immediatezza del fatto o dopo molto tempo? No, a me mi hanno arrestato per un porto d'armi. Io mi trovavo con... È l'arresto al quale ha fatto riferimento stamattina? Sì. Io ero incensurato. Io non ero quindi nessuno. È quello del gennaio 82? Sì, gennaio 82. Sì. Ed era per un porto d'armi? No, io non c'avevo niente. Io non c'avevo né patente, non c'avevo né porto d'armi, non c'avevo niente praticamente. Dicevo, quando l'arrestano è per porto e detenzione illegale di armi? Sì. Con chi si trova lei? Io mi trovo con Peppuccio Spadaro, Peppuccio figlio Spadaro, del defunto fu Giuseppe. Sì. Era un uomo d'onore? È sì, un uomo d'onore? Della famiglia di Corso dei Mille. Della famiglia di Corso dei Mille. Suo padre? Pure, nella nostra famiglia di Corso dei Mille. Della vostra famiglia. Io praticamente è stato che, e con noi c'era anche nella macchina, Giovanni Inchiappa, Giovan Battista di... È quella persona di cui ha parlato stamattina, della siciliana? Sì, era socio della siciliana, prestanome. Prestanome di? Di Filippo Marchese. Di suo zio. Ci trovavamo nella macchina tutte e tre, eravamo con la mia macchina, una Golf GT. Ci trovavamo a passare di via Conte Federico, tutto in un tratto, mentre stavamo camminando... Ho visto dal specchietto del retrovisore una Giulietta con dei poliziotti. E io rallento con la macchina e facciamo differenza di niente camminando piano. Questi ci soppassano, una soppassata e ci imbroccano. Abbiamo sceso dalla macchina. Io non mi faccio trovare la pistola addosso, che me la faccio scivolare sui slippini,
e anche un borsello di cabse con 15 cabse espansive. Cabse che cosa sono? Cabse espansive sono quelle munizioni, munizioni della 38, della 38. Mentre che stiamo scendendo dalla macchina fanno le perquisizioni, che cosa strana che dopo non so come arrivano, dice che è arrivata una telefonata che c'è una Golf GT con tre persone sospette nella zona e noi ci trovavamo in quell'occasione a passare di là. Che succede? Che a Peppuccio Spadaro gli trovano la pistola addosso, la pistola, una 38, gliela trovano addosso. A me non mi trovano niente. Infatti, quando hanno trovato la pistola hanno trovato a Spadaro, mi fanno a me la seconda perquisizione, di nuovo un controllo, e non trovano niente. Io quando vengo interrogato per porto d'arma di Spadaro Peppuccio. Mi scusi, non vorrei che ce ne andassimo troppo lontano dallo schema della nostra domanda. Su questo poi eventualmente ci ritorniamo, credo che con la strage di Bagheria per il momento non c'entri niente. Dicevo, lei ha subito un procedimento per tale fatto e ha detto che è stato condannato a 30 anni. Sì. Insieme a lei è stato condannato qualche altro? No. Quindi è stato l'unico imputato? Non mi ricordo bene se è stato condannato mio zio o dopo è stato assolto. Suo zio Filippo? Sì. E allora, con riferimento alla strage di Bagheria, che cosa ricorda di questo episodio? Che cosa avvenne? Ricordo che è stato Pino Greco e ci aveva dato ordine di andare a prendere una macchina di grossa cilindrata perché ci dovevamo spostare a Villa Abate. Ci ha dato ordine, che significa? A lei e a chi? A Lucchese, Lucchese Giuseppe. E a Lucchese Giuseppe. Siccome già noi avevamo delle macchine conservate, macchine rubate, però siccome lui ci aveva chiesto una macchina di grossa cilindrata, siamo andati alla ricerca di questa macchina di grossa cilindrata. Quando avviene quest'ordine, questo incarico? Ma è stato prima di Natale. Prima di Natale? Due giorni prima di Natale, un giorno prima, una cosa del genere. Insomma, la vigilia di Natale noi abbiamo rubato questa macchina. Sì. Io e Lucchese ci siamo messi alla ricerca di questa macchina. E dopodiché, arrivati a Piazza Sant'Erasmo, vedemmo una BMW 520, 4 sportelli, posteggiata con le luci accese, diciamo, sul marciapiede quello che c'è al centro di Sant'Erasmo che porta a Marina. Sì. C'è il marciapiede, qua c'è la chiesa di Sant'Antonio, quella dei monachi, dove ci sono le barche. E di fronte c'era una pescheria, non quella di Tagliavia, ma quella più avanti. In questa strada vediamo questa macchina e ci si accosta con la macchina nostra per vedere se c'erano le chiavi inserite sul cuscotto. E vediamo che c'erano le chiavi. Ci posteggiamo più avanti. E io scendo dalla macchina, prendo la BMW e me ne vado. Facciamo il giro della via Lincoln, perché ci veniva da girare un passare là davanti perché ci poteva essere proprio, dai, facciamo il giro della via Lincoln, ce ne andiamo via Chiaraffe e portiamo questa macchina vicino alla Roccella. In questa Roccella c'erano delle macchine posteggiate, diciamo era si entrava in questo complesso di case. Non c'era né cancello né niente e c'era questo androne che là dentro si posteggiava dalla macchina e abbiamo posteggiato questa macchina là dentro. Dopo c'era stato dato sempre ordine da me, da Scarpa, che all'indomani si doveva prendere sta BMW col
con la 128 che già disponevamo noi nel garage di Angelino Baiamonte. Dice, deve esce domani mattina alla Caccia Struzzi. Quindi l'indomani mattina che giorno era? L'indomani mattina era Natale. Il giorno di Natale. Sì. Che succede che all'indomani mattina io prendo la 128, che c'erano anche delle armi dentro la 128. Che armi erano, se lo ricordo? C'erano 38, 357 Magnum e fucile canna mozza. Con delle borse praticamente. Arrivato là alla Caccia Struzzi troviamo... Quindi lei prende la 128, la sì. BMW che fine fa? E la BMW la porta a Lucchese. La porta a Lucchese. Sì, anche con delle armi, che lui aveva portato anche un buongiorno con delle armi. E di chi erano queste armi? Queste armi venivano sempre, diciamo, anche loro avevano un numero di armi pure loro conservate di ciaculle, no? Quindi loro chi intende? Quelli? Perché dipende dove che si doveva fare un'azione, se doveva commettere qualche delitto. La famiglia che ci veniva più vicino, che avevamo più a tiro corto, si andavano a prelevare queste armi e si facevano. Anche loro avevano le loro armi che le tenevano a ciaculle. Che però erano... Quindi erano armi della famiglia di Ciaculli, sì. Mentre quelle che c'erano alla 128 erano della famiglia di dove? Di Corso dei Mille. Quindi queste due macchine le portate dove? Arrivate alla Caccia Struzzi, che noi avevamo anche le chiavi della Caccia Struzzi, abbiamo aperto... E aspettiamo che arriva Pino Greco, mio fratello Marchese Antonino e Giovanni Fici. Anch'egli uomo d'onore? Sì, di Ciaculli Giovanni Fici, e mio fratello anche di Ciaculli. Di Ciaculli. Come mai questa differenza di appartenenza di famiglie mafiose tra lei e suo fratello? Dipende dalle persone che uno frequenta, perché se uno entra a frequentare, che so, famiglie di Borgo Vecchio, io mi metto a frequentare ancora che non sono comprovato, mentre a camminare con Toto Cucuzza. E quindi suo fratello chi aveva frequentato di Ciaculli per essere figlio? Mio fratello da molti anni frequentava i Presti Filippo, Greco, Lucchese, per esempio Lucchese, mica è Lucchese da Cassa, però è stato combinato a Ciaculli nella famiglia di... Va bene, basta... Mi basta questa risposta. Insomma, dipende da dove che ci sono, diciamo, le... Volevo semplicemente capire a che cosa risalisse questa differente affiliazione per famiglie. Quindi succede arrivano che... alla Calcestruzzi, sì, aveva detto. Sì. Chi? Pino Greco, mio fratello e Fici. Suo fratello Antonino e Fici Giovanni. E ci avviamo... Ci mettiamo dentro le macchine e si sono proprio... Mi scusi, una domanda. Quando Pino Greco vi dà l'ordine di andare a rubare le macchine, vi dice per che cosa serve questo furto oppure vi dice no, genericamente? Soltanto si diceva che hanno detto che dovevamo andare uscire fuori, dovevamo andare a Bagheria. Dovevate andare a Bagheria. Però l'obiettivo da colpino non si sapeva. Non si sapeva, va bene, vada avanti. Almeno io non lo sapevo. Allora, che succede? Che io e Giovanni Fici ci mettiamo nella 128 e io mi metto al lato guida. Dopo, accanto a me si ci mette Giovanni Fici. Nella BMW si mette Lucchese alla guida, Pino Greco di davanti accanto a Lucchese, e mio fratello di dietro. E facciamo strada e ce ne siamo andate a Bagheria. Arrivato a Bagheria... Avevate un punto d'incontro? Sì, c'eravamo in un punto d'incontro che è proprio appena entri del ponte che imbocchi dentro Bagheria, c'è la fabbrica di ferro di Nardo Greco. Nardo Greco chi è? Uomo d'onore di Bagheria. Uomo d'onore di Bagheria.
lo troviamo davanti proprio al cancello seduto dentro la macchina. Lui accende la macchina e ci fa strada e noi appresso a lui e andiamo, permetto che loro se, già si erano parlate quando sono arrivate in Aldo Greco, non so che cosa ho detto, quel finestrino abbassato quando detto, siete arrivati alla sì, fabbrica siete fermi, di... non so che cosa ho detto, insomma. E Naido Greco fa strada avanti, lui avanti, la BMW e noi appresso a loro. E ci porta nel ristorante che si chiama Il Carretto. Questo carretto... Lei già conosceva questo sì, ristorante? Sì, lo conoscevo perché altre volte c'erano dei incontri qua, al Cevome d'Onore, là in questo carretto, e c'è, diciamo... Il piano superiore c'è la sala e giù c'è uno scivolo con delle scantenate che si va a finire sempre, che fa compresso con il ristorante. Quindi vi porta al carretto, cosa avviene poi? Niente, arrivando al carretto là davanti troviamo Nino Algano, che è sempre della famiglia di Bagheria, e Giovanni. Nino come, scusi? Nino Algano, Gargano, Algano. Gargano o Argano? Gargano. Gargano. Gargano, con la della G. Famiglia, con la G. Sì. Della famiglia di Bagheria. Poi? E in più troviamo anche Giovanni Scaruto, che sarebbe genero di Salvatore Greco, il senatore, e cognato di Giuseppe Greco Umenno. Lo troviamo dentro questa Golf. Cioè dentro una Golf. Una Golf, si ricorda sì. Che colore era questa Golf? È una Golf grigia. Una Golf grigia. E che succede? Che noi ci siamo messi a girare, dove rimane là? Noi ci siamo messi a girare intorno, là diciamo, nei pressi di quel posto. Voi quindi chi? Io con la macchina, con la 128, con Fisci, sì. Con la BMW Greco, con Lucchese e Marchese Antonini. E Marchese Antonini. Quindi cominciate a girare lì intorno, dopodiché cosa avviene? Dopodiché succede che mentre che giriamo... Quindi Greco Leonardo che cosa fa? Resta? Resta là davanti al carretto. Insieme agli altri due che avevate incontrato? Sì. Lei fino a quel momento non sa qual è il piano. No. Quindi che cosa fa? Come fa a muoversi praticamente? Noi andiamo appresso alla BMW. Alla BMW su cui c'è Pino Greco. Che succede? Che mentre che stiamo per girare... Vediamo Naldo Greco che faceva gesti con la mano di far muovere la BMW avvicinarsi là, no? Si è avvicinato e gli ha chiesto a... si sono messi a parlare, non so, di cui, capendo che gli ha detto che quelle se ne erano andate, perché quelle si erano fermate nel carretto, forse hanno visto qualche cosa di strano. Quelli chi... Sarebbero i Pietarrese. Chi? Pietarrese e Caruso. Quell'altro dell'altra macchina che ci facciamo, perché questi erano... E lei questi nomi quando li apprende? Lo apprendo io dopo. Quando quelle sono state ammazzate praticamente. Quindi in quel momento vede soltanto... Sì. Naldo Greco che fa segnale di... Ma premetto che già quando io partecipo in questi omicidi così importante, capisco che... Per questo non facevo nessuna domanda a nessuno di loro, che cosa si fa, seguivano e basta, quello che ci dicevano, ci davano ordine di fare basta. E capivo che si doveva fare qualche cosa di importante, infatti i Pietarrese, i De Pere erano poi ne parleremo, dei poi personaggi importanti. Poi le chiederò chi erano. Andiamo avanti nella descrizione di questa Niente, azione. Ci siamo messi alla ricerca di questi che se ne andate, però noi andiamo appresso alla BMW, camminando... E si boccano invece di Bagheria che portano l'autostrada, prendono la strada diciamo vecchia e si vede la Golf
che cammina, la BMW accelera, noi appresso a loro, accelera. Quando sta per arrivare sulla Golf, Pino Greco esce, esce con la scopetta, col fucile, tira una scopettata, una tirata alla scopettata, un petarrese, dà un colpo di freno alla macchina, si pianta la Golf, e la fucilata praticamente non è più entrato dal finestrino, dallo sportello, ma bensì ha passato davanti il parabrezza, non colpendo la macchina. Quello che il petarrese, che io già petarrese, a questo di qua, già io li conoscevo, non come uomo d'onore, ma li conoscevo, che erano, portavano dei camion in una ditta di Lazzarone dove facevano aggiustare. In più dopo si diceva anche che contemporaneo, dopo l'omicidio, si parlava anche che questo era un cornuto a portare la macchina. Infatti la preoccupazione qual è stata? Quando dice che questo se n'è andato con la macchina, cioè quando lo pigliamo più? Perché la Golf GT, una Golf GT bianca era quella loro, cammina. Lui invece dipende dall'autostrada, si mette dentro il paese. Lui chi è? Petarrese. Petarrese. E no, con la BMW e la 128, perché dopo è il risultato che la 128 andava più forte della BMW. La 128, la BMW non camminava per niente, era tipo un golfata, non camminava. E io con la 128 mi sono attaccato dietro alla Golf, perché arrivando dentro il paese che c'era questa festa che era Natale, la confusione, quello automaticamente doveva rallentare. E noi dentro la macchina stessa, io con la pistola, quello con il fucile, sparavamo pure dietro a loro. Infatti nella 128 sono rimasti anche i due fori quando ho sparato mentre che guidavo. Quindi ha sparato dall'interno dell'abitacolo. Sì. Macchina dei bagheresi che vi faceva la staffetta. E c'era la macchina di Giovanni Scaduto con Nino Antonino Gargano. Con Antonino Gargano. Quindi eravate sostanzialmente tre macchine all'inseguimento di questa Golf. Sì. Lei aveva fatto riferimento pure ad un'altra macchina, quella su cui c'era Caruso. Che cosa era sta macchina? Quella che era Caruso era praticamente quella di guardaspalle di Petarrese, che però non l'abbiamo più vista, perché l'obiettivo è stato di prendere a quella, perché quelle si sono date. E che macchina era questa? Una 112, si sono date subito a gambe. E chi c'era? Solo Caruso? C'era, no, c'era Messicati Vitale. Messicati Vitale chi? E Petrenierdo, Totuccio. Pietro? Non è tanto il nome, chi? Detto Totuccio. Che era era amputato questo nel Magis, nel Magis Bis. Quindi? O nel Magis Terra, insomma. Ma, parliamo di un uomo d'onore. Sì. Di quale famiglia? Di Villabate. Di Villabate. Il Caruso invece lei lo conosceva? No, io non lo conoscevo. E neanche a lui conoscevo praticamente. Che fine ha fatto il Caruso? Il Caruso è stato ucciso all'indomani, sempre da Fice, da Pino Greco. Quindi questa macchina che doveva fare da copertura ai Petarresi e a Diperi si allontana per i fatti propri sostanzialmente. Sì. Quindi. E poi c'è quindi allora la macchina dei Petarresi e di Diperi inseguita da tre macchine. Da due macchine, perché quello Scaduto praticamente si è trovato. Scaduto, infatti c'è stato Pino Greco, che ha detto, dice, pezzi miserabili, perché non ci mettava nomi in su la macchina, perché quando loro hanno imboccato Villabate, che ha fatto marcia indietro in velocità e ha girato, Scaduto è stato visto dei Petarresi, perché è rimasto proprio imbroccato, in mezzo alla strada non ha fatto nessuna reazione, imbroccato con la macchina, e quello l'ha visto, perciò lui, Pino Greco gli ha detto dopo, in secondo tempo, dice, pezzi miserabili, sempre con gli scherzi che si facevano, ti ci poteva metti di avanze e uno fare muovere. Invece è rimasto lì impassibile. E quell'anno passato. Quindi loro e noi nell'inseguimento. E voi andate all'inseguimento. Lei spara dall'interno dell'abitacolo della 128. Sì, quando già c'era a distanza, una distanza corta, eravamo già a distanza corta, perché. Che cosa dia? Quindi in questo inseguimento cosa c'è? C'è la Golf
e poi ci siete Golf, voi con la 128. La 128 e la BMW. Lei spara e che cosa avviene? Li colpisce, non li colpisce? Sì, prendo il parabrezzo, là anche quello Fici ha sparato e ha preso il parabrezzo, insomma, il parabrezzo di dietro della macchina, della Golf. Quindi il lunotto posteriore. Il lunotto della macchina. Che succede? Quando arrivavamo dentro il paese c'era confusione, che lui automaticamente doveva rallentare, io con la paura che lui si svincolava dal traffico, dalla confusione delle persone e poteva sfuggire, con la macchina tutta in velocità mi ci sono lanciato sopra, con la speranza che si bloccasse. Cioè, lanciato sopra che significa? Cerca di tamponarlo? Sì, ho cercato di tamponarlo, infatti... E lo tampona? Sì, lo tampono. E che cosa succede? Siccome la 128 c'è il motore davanti, l'entrata del paraurti è davanti, ha bloccato il motore della macchina che guidavo io, insomma non è partita più, si è spenta. Io lascio la macchina in folle, in modo che arrivando quelle di dietro avevano lo spazio per poter passare. Quelli di dietro erano chi? E Pino Greco con Lucchese e mio fratello. Quindi quelli con la BMW? Sì. Sì. Loro passano, noi che rimaniamo là abbiamo soltanto, perché si è formata subito una confusione, gente che correva adesso, lasciamo la macchina, gli uffici, e ci diamo, diciamo, mezzi vicoli del paese, abbandoniamo la macchina e ci diamo mezzi vicoli. E quindi scappate come? A piedi. A piedi. Che andate, avevate un obiettivo, eh? avevate un obiettivo, no, da raggiungere? In quel momento no, perché da dove eravamo già dentro il paese, arrivare a Carretto c'era un po' di distanza, perciò dovevamo andare a uscire fuori la strada. Quindi siete andati in fuga, diciamo così, alla cieca? Sì. Che succede? Che noi, mentre che scappavamo, sentivamo degli spari e pensavamo che allora già stanno facendo... L'hanno fatto, perché sentendo gli spari già l'hanno bloccata, l'hanno preso. Quanto dura questa fuga a piedi? Beh, questa fuga può durare 10 minuti, un quarto d'ora, una cosa del genere. Mentre scappate, le potrà sembrare inutile la domanda, c'è qualcuno che vi insegue? Nessuno che ci insegue, però strada facendo abbiamo fatto noi... Quindi voi scappavate o camminavate velocemente? No, camminavo a passo lungo praticamente, senza correre e dare all'occhio alla gente, no? Le armi che fine avevano fatto? Le armi, abbiamo abbandonato delle armi là, e in più ci siamo portate delle pistole, perché io mi ho preso anche una pistola, ma la sono messa addosso, anche quindi fici. Avevate soltanto armi? Mi sembra che è rimasto un fucile dentro la macchina. Sì. E delle munizioni. Quindi lei dice che dura una decina di minuti questa fuga a piedi, cosa succede? E succede che mentre stavamo camminando nella sponda della strada, diciamo accostare il paese di Bagheria, vediamo arrivare Nicola Eucalyptus, che è la macchina. Chi è Nicola Eucalyptus? Nicola Eucalyptus è un motore di Bagheria. Quindi arriva con una macchina? Con una macchina. Una macchina bluetta, una cosa del genere, sì, un bluetto metallizzato. Ci carica sulla macchina e anche lui stesso ci dice che era stato incaricato di seguire l'azione. Ci porta nelle... Vi dice da chi era stato incaricato? Lo Skype, per la Skype. Sì. Ci porta in una casa in campagna, ci fa aspettare, in questa casa non c'ero mai stato praticamente, la prima volta, insomma era una casa arredata, in campagna, proprio nella campagna. Lui se ne va per andare a vedere il controllo, la situazione, per portarci qualche notizia di come è andata la cosa, se è tutto bene, perché... pensando se quelle avrebbero riuscito a scappare. Aspettiamo là un paio d'ore e dopo ritorna di nuovo. Ritorna di nuovo chi? Questo è Nicola Eucalyptus. Nicola Eucalyptus. Sì, e ci dice che praticamente c'è il sbirro, non c'è nulla, già si è in moto tutto quasi,
Dice, la cosa è tutto a posto, dice, è tutto a posto, infatti dice Sennero, dice, perciò mi ha dato, mi ha incaricato a me picchiare per accompagnare. Per... Chi è che viene, che era? Ugrieco. Greco Scarpa lo aveva incaricato di accompagnare. Il picchiare, appena dice casa caema, sì. A, diciamo, a un movimento della polizia, come dice, i picchia, poi te accompagna. Lui arrivando ci disse che è andato tutto bene, c'è chi dice ammazzare e ha uno supportato. Praticamente vi accompagna dove allora a questo punto? Ci accompagna alla caccia Suzio, perché alla caccia Suzio c'avevo pure la macchina là, la 126 di mia zia Rosa, che spesso noi dei punti dove che i punti che frequentavamo c'avevamo sempre qualche macchina. E una 126, un'altra macchina, la 500. Vabbè, alla Calcestruzzi lei trova sì. La 126 e che cosa fa? Se ne va da solo? No, mi porta a ufficio e l'accompagna a casa. E l'accompagna a casa. E Eucalyptus cosa fa? Eucalyptus se ne va. Se ne ritorna. Sì. Lei quando apprende quindi quello che era avvenuto con maggiore precisione, a parte queste brevi notizie che le aveva dato Eucalyptus? Io l'apprendo praticamente la sera che io mi vedo... Quindi sempre la sera di Natale? Sì, io mi vedo la sera con Pino Greco, Scarpozzede con mio fratello a Piazza Torrelunga. Dove? A Piazza Torrelunga sarebbe a Corso dei Mille. Sì, dico in un... In davanti mezzo alla bar, piazza... Davanti al bar, c'è un il bar Coolmans e... E niente, praticamente questo bar Gourmands, come lo chiama lei, di chi è? Di Filippo Marchese. E era gestito da qualcuno? Di Pinuzzo Lupo. Ah, quindi detto pure bar Lupo. No, non lo so se ci chiama bar Lupo. Lupo perché si chiamava Lupo lui di cognome. Va bene, quindi questo bar Gourmands. E quindi cosa avviene? Che cosa vi niente, dite? Allora mi avevano detto, dice, che anche Veno Greco mi aveva detto, dice, che se sapevamo fatti chiesto ci macchinava una 128, perché la macchina proprio era schiaffiata proprio, che non camminava. E niente, mi dissero che praticamente... quindi le dissero i soggetti, per piacere, Pino Greco e Pino Greco con mio fratello, che stavamo parlando... Suo fratello disse, chi? Antonino. Ci disse che praticamente Opetare Santonino da fare un conto con Opetare Santonino non la può appuntare perché ci Pitarresi Antonino chi era rispetto all'altro Pitarresi? Era il padre. Il padre, sì, quindi, di Biagio. Di Biagio. Sì. Quindi che cosa le dice, ricapitolando, che Pitarresi Biagio e Di Peri che cosa fanno? O Di Peri o Biagio ammazzano la macchina. Dentro il golf. Dentro la golf. Sì. L'altro invece se lo portano e mi diceva anche, ridendo mio fratello, ci da fare conto, vanno a finire pure i pallottole. E non la fanno a puttare a chi? A quei pepistoli antichi. Ci a finire a rasatere poi già. Cioè noi puttiamo una tenuta in un terreno rurale, in Renato Greco. Quindi... Pitarresi Antonino viene portato via perché erano finite le munizioni. Apprende altro circa questo episodio, cioè se perse la vita qualche altra persona? Sì, ho preso dopo tramite il giornale che era rimasto un pensionato nel momento della sparatoria era rimasto... C'era rimasto un pensionato ed è stato ucciso. Quindi una persona che si trovava lì casualmente. È così? Sì. Ancora, quale fu la causale, anzi prima di passare alla causale, chi sono i Pitarresi? I Pitarresi... E chi è Di Peri? O chi erano meglio? I Pitarresi erano... Intepere e Pitarresi erano, diciamo, i padroni dell'abate, comandavano. Che significa là. I padroni? I padroni erano... Erano uomini d'onore o sì, no? Sì, erano capo... Mi sembra che all'epoca
c'era anche questo, non mi ricordo se era o Petarreso o De Pere che era capomandamento, insomma aveva una carica importante là, però non so se era o Antonino o De Pere. E perché vengono uccisi allora questi vengono tre uomini d'onore? Quello che ho preso io da Mazziera è stato perché questi erano sempre della corrente di Stefano Bontate. Quindi appartenevano al gruppo di Stefano Bontate. Sì. E ha sentito parlare di una possibile causale dovuta a concorrenza nella vendita di calcestruzzi con suo zio Marchese Filippo? Sì, questo l'ho appreso io quando è stato nel processo che mi hanno fatto a me praticamente. E c'entrava questa causale? No, non c'entrava proprio niente, ma siccome qua ci sono dei discorsi un pochettino ingramugliati, c'è che stato tipo di che, discorsi? Posso dirlo? Sì, che tipo di discorso? C'è stato che quando hanno arrestato a me, sempre per quel famoso porto d'arma. Quello del quale aveva cominciato a parlare. Sì. Io mi stavano rimbasciando che avevano soltanto trovato una pistola, perché la mia pistola... La stavano? Mi avevano portato in questura. Sì. E ci dovevamo rispondere soltanto dalla pistola di Peppuccio Spadaro, quello che avevano arrestato con me. Sì. Ora, mentre che eravamo nella macchina della volante, perché sono arrivati anche i rinforzi, io e Peppuccio Spadaro legati con le manette qua, e accanto a lui c'era anche un poliziotto e quelle due davanti, Giovanni Inchiappa, quello che era stato arrestato pure insieme a noi, è salito con un'altra macchina con la polizia. Mentre ci stanno portando in questura, io mi faccio scivolare la pistola e il possello con i cabsi, me la faccio scivolare e la metto sotto il seggiolino della polizia, lato guida. Quindi lei è seduto dietro... A quello che porta la macchina. Dietro a quello, e fa scivolare questa pistola. Sì. E nessuno se ne accorge? No, perché più io facevo segnale a Peppuccio Spadaro di dare un po' di distrazione alla guardia che stava accanto a lui. Quindi come siete collocati dietro? Allora, siamo collocati. Peppuccio Spadaro era in mezzo. In mezzo. Io ero sulla sinistra. Dietro il conducente. Sì. E la guardia, diciamo, il poliziotto era sulla destra accanto a Spadaro. Sì. E quelle due davanti, uno che guidava, l'altro, diciamo... Ed eravate ammanettati chi? Lei e Spadaro. E Spadaro. Quindi lei aveva una mano libera? Sì. Ecco. Allora ho preso queste cose e le ho buttate sotto il seggiolino della macchina, che dopo io ero incensurato, potevano fare bene niente, potevo uscire subito. Dovrebbe parlare per piacere più chiaramente. Essendo che ero incensurato, sì. E io se per esempio sapevo che potevano risalire, questa è una cosa che nel momento in cui io mi trovai dopo con questo mandato di cattura, pensando se io sapevo un fatto del genere che mi dovevano condannare, e dovevano risalire a sta strage di Bagheria, ma io la pistola non la mettevo sotto il seggiolino, ma bensì, essendo che siamo a Corso dei Mille, che è la zona nostra, io la pistola ce la potevo mettere in testa all'autista e portarmelo dove volevo io. Invece, ritenendo di essere incensurato, siccome ero incensurato, tutti questi problemi non ce l'avevo, e cose, andiamo in questura. Ci interrogano e ci interrogano per il fatto della pistola di Spadaro. Spadaro, sì. Dice sì, è la pistola mia, perché già là dentro la stanza, quando è arrivata anche in chiappa, ci siamo appattati quello che dovevamo dire. Cioè avete avuto il tempo di accordarvi. Sì, che io ero senza patente, allora io sono andato a trovare a Peppuccio Spadaro per farmi accompagnare a prendere questo ragazzo che fa impianti elettrici, attaccare la luce a casa mia, perché mia mamma doveva entrare da fuori e veniva ad abitare questo appartamento. Allora io sono andato a prendere questo ragazzo per farmi attaccare la luce, e Spadaro mi ha accompagnato in quanto lui aveva la patente, insomma l'avevamo impostato in quel modo.
dopo con chiappa, vedendo che le cose si complicavano, tale al limite dice che noi direttamente un passaggio, che vuoi che ti dico, dice che direttamente un passaggio, insomma abbiamo girato i discorsi un pochettino così. Quindi si doveva accollare, diciamo così, usiamo questo termine, il porto di quell'arma soltanto Spadaro. Spadaro Giuseppe. Giuseppe. Che succede? Che quando ci interrogano e Spadaro ci dice sì, dice la pistola è mia, perché noi abbiamo un cosa di salumeria dove a sera fanno molte rapine, allora per motivi di precauzione, sicurezza, teniamo un'arma. Che succede? Niente, ci portano in camera di sicurezza, aspettiamo che all'indomani ci ribasciano, ci portano allo Ciardone, a me non mi contestano nessuna cosa. All'indomani o la notte, non mi ricordo di preciso, insomma all'indomani mi sembra che è stato, mi mandano a prendere e mi interrogano, perché dice che durante la sera, la notte, non mi ricordo bene, quella macchina che andava in perlustrazione, in una brusca frenata, ci è scivolato sotto il seggiolino questa pistola e questo bossello dentro di capo. Siccome avevano fatto soltanto quell'arresto, quella volta dice che osa ridere, non puoi essere questa pistola. E ci mandano a richiamare. Io sempre dico che la pistola non è mia, perché logicamente a me ci ho detto, mi hanno fatto dopo la perquisizione, non mi hanno trovato nessuna pistola, nessuna cosa, ci sta assurdo, ora vogliamo mettere a fare entrare per forza questa cosa. Va bene, va bene, va bene. Spadaro conferma pure, senti, io non so niente di questa persona, io ho confermato che c'era questa persona. Qual è il problema? Il problema è che la pistola di Spadaro e quella mia avevano la stessa impugnatura, erano il stesso modello le pistole. E che dice, essendo che Marchese era seduto di dietro, che ho salito un po' yes. Quando a me mi viene a interrogare, mi sembra stato il giudice Pignatone, io mi disporpo di tutte queste, diciamo, accuse che mi avevano fatto. Gli ho detto che la pistola non è un lago, ma una pistola si nota quando fanno la perquisizione c'era. Insomma, io vengo portato in isolamento. Arrivando a Luciardone, mi portano alla nona sezione, appena arrivo, già loro avevano saputo che a me mi avevano arrestato, perché in un momento all'altro arrivavo là. Loro chi sono? E Giovanni Pullarà, Giovanni Battista, c'era Paccare. Paccare chi è? C'era anche Giovanni Paccare, Gerlandabetti. C'era anche tutti quelli del Bis di Villa Grazia, Gerlando maggior parte. Alberti quale? Il grande o il piccolo? Il grande, il vecchio. Il vecchio. Quando siamo arrivati c'è stato che è uscito, hanno aperto il cancello e mi vedo Pullarà, Giovanni Bontà e altri personaggi là dentro, diciamo, altri perché erano opodono che io conoscevo, quelli che avevano arrestato nel pezzo della ragazza, accogliermi come quando uno va a trovare una persona a casa, vede questa accoglienza. Ma non doveva andare in isolamento lei? Isolamento, modo di dire. Che significa per modo di dire? All'epoca a Palermo non ce n'era isolamento, c'era la cella singola per comodità, però stavamo praticamente in isolamento per un momento, che dovevamo andare a mangiare, chiamavano la guardia, tale rapa, ci fanno venire a mangiare nella cella con noi. Cioè lei vuole dire che mentre era in isolamento giudiziario le aprivano la cella, andava a mangiare con gli altri, è stato ricevuto come se fosse un ricevimento di grande importanza ed altro, è questo il significato? Sì, sì. È consapevole di quello che sta dicendo? È consapevole, sì. Vada avanti. C'è stato praticamente che io perciò, raccontando il discorso anche allora, mi sembra che c'era anche il fratello di Lucchese, Antonino, che quella sera ci avevano fatto upui. Fratello di Lucchese Antonino è uomo d'onore? Sì, sì. Anch'egli uomo Antonino, d'onore? Sì, sì. Di quale famiglia, se lo ricorda? Di Ciaculli. Di Ciaculli. C'è stato che
Insomma, si è parlato dopo anche dopo la ragione Giovan Battista, il fatto di essere arresto, fatto la pistola a Cadda, e mi hanno detto che stanno venendo per farmi fare a direttista, ma vedremo se magari sa colla pure Peppuccio e tu ne esci a piede libero. Peppuccio Spataro questa cosa dice no, mi dice come faccio a collarmi pure un'altra pistola a Cadda, insomma, praticamente non si è voluto accollare lui. Queste novità, queste notizie, io sono stato, perché dopo mi è venuto a interrogare un altro magistrato, sempre riguardo queste cose, dopo ci è venuta la notizia a noi, sempre dall'esterno, dicendo... Lei è ancora in isolamento? In isolamento, è stato in isolamento perché io praticamente ancora dovevo vedere se mi dovevano dare, mi dovevano fare il processo direttissimo o... Non lo so, è la procedura del fatto dell'arma. Comunque, lei è ancora in isolamento. In isolamento. Passano giorni, settimane, cose, io ancora in isolamento. Arriva una notizia dall'esterno, è stato Pullarà, e c'era Pippo Zanca, che questo era anche della famiglia di Corso De Mille, e ci dice, sai, ci fanno sapere di fuori Fuzzo, sarebbe mio zio, che t'avessero a comunicare, t'avessero a fare nessuno qualche manna di cattura per la cibagheria. La cibagheria. Si sapeva che la pistola era pulita. Dice, no, la pistola non c'entra niente. Quella che mi hanno trovato a me. Perché quando andavo in giro non portavo addosso pistole già usate per qualche omicidio. Pistole pulite. Dice, no, la pistola non c'entra niente. Dice che c'è una telefonata anonima che... per questa strage di bagheria indagata su Giuseppe Marchese. E questa cosa è stata distaccata di bagheria, che l'indagine era tutta prombata in quel periodo là, hanno passato tutto a Corso De Mille. Cioè l'indagine era piombata su lì, che significa? Cioè si indagava sul gruppo di bagheria? Sì, sì, perché all'epoca le indagini erano stavano a far là per vedere se erano i... contrasti con i bariotti, quello del paese, insomma, da dove poteva nascere questa muerte praticamente. Quindi arriva, lei sa che è arrivata questa telefonata anonima che invece individua lei come responsabile della strage. Ora, che fa? Quando gli arriva questa telefonata anonima... Lui a lo... lei chi lo dice intanto questa notizia mentre è in isolamento, chi gliela porta? Questa notizia ci arriva a noi da Pippo Giuseppe Chiaracane, Salvatore, l'avvocato... della famiglia di Corso De Mille, cioè era uomo d'onore della famiglia di Corso De Mille. Sì. Praticamente. E l'avvocato ve la porta dove? Cioè l'allora avvocato chiama un cliente qualsiasi di quelli che lui aveva la nomina, e gli ha spiegato questa cosa. Che mandò, dice Fefuzzo, gli farci sapere a pronunzio che fa pazzo, perché nessuno ci avesse a comunicare qualche manna di cattura per saggi. Quindi mentre lei è in isolamento riceve questa notizia. Questa notizia. Se lo ricorda, chi gliela porta mentre lei è in isolamento? Per esempio Giovanni Pullarà, Giovan Battista, o Pippo Zanca o Spadaro, perché dopo c'era stato a Peppuccio Spadaro dall'isolamento l'avevano tolto. E io ero rimasto in isolamento perché se no si dangi in costa e mi avevano levato su mano di cattura. Che succede che... che dovevo fare? Essendo che io da tanto tempo mi trovavo in isolamento, per motivi, questo portodammi ancora non si sapeva niente dei sassaggi, perché era una cosa che hanno saputo loro dall'esterno, io accomincio prima che mi arrivassi in mandato di cattura, accomincio a fare il pazzo. Che significa comincio a fare il pazzo? Dare i numeri, mentre la scassa le cuose, dicendo che questa volta mi hanno mandato a dire di fare il pazzo, e rivolgendomi nei confronti di mia madre, dicendo che mia madre mi vuole tenere qua dentro, si è messo d'accordo con l'altro, insomma, la malattia era basata su quel programma. Cioè lei simulava la malattia attribuendo a sua madre questa volontà. Che era lei che mi vuole tenere là dentro. Tutte queste cose, era stata lei a mettermi sta pistola per farmi accusare, mi spia, mi controlla dentro lo spioncino, tutte le manie persecuzione di cui mi ha insegnato Marchese Antonino, quelle che cosa si doveva fare, perché Marchese Antonino è stato a manicomio, c'è anche
delle vecchie esperienze, già quando c'era lui, io ci andavo a trovarlo, già si sapevano quali erano le prassi da fare in matto, anzi mi meraviglio. Che succede? Che facendo il pazzo, io mi trovo, faccio la tentata in peccagione, perché pure la università la fai in peccagione, che noi ci parliamo cumiare con caida, e c'è stato Giovanni, se faccio cade perché c'erano i bocchi di lupo a infermè, cioè, se faccio un peccato in peccagione qua, se antiché io mi scendo con piede, ci rimango. Vabbè, e mi si strofinato il cuore. Allora con sciaccio mi sono strofinato il cuore, loro hanno parlato con il lavorante perché c'era l'orario che dovevo passare quello col pane. C'è chi sta appena a pasta che già è baccagliato, siccome già c'era il precedente che io già l'area dava i numeri, ero più guardato, diciamo, dalle guardie. Levato questo, passa, io mi faccio trovare seduto, questo lazzo nelle mani, però non ho quello, nelle mani. Dico, quello mentre a gridare, si sta peccando, si sta peccando. E io, quando viene a guardia proprio, mi faccio vedere che su cosa era attaccato là, no? Mi pullarà tutti gli acci perché erano tutti aperti. Mi buttano per terra, mi fa bullare per l'esperazione bocca a bocca, infermeria. E in infermeria vado a trovare là i letti di contenzione. Mi tengono legato. E io accusare ancora mio padre, mia madre, no. Dopo mi arriva Marcantonio Mutisi, mi sembra che si chiamava il giudice, mi viene a interroga, visto fatto il saggio, bagheria, io. Ecco, nel frattempo era stato emesso un provvedimento nei suoi confronti? Sì, sì, il fatto di questa saggio di bagheria, che in quanto avevano... con quella telefonata che dopo, telefonate che non lo so da dove arrivano queste telefonate, che spesso arrivavano sane telefonate anonime, che eravamo anche all'epoca noi abituati a fare queste cose, queste telefonate anonime. Questa cosa, essendo che a Scala conosciuto me, su Corso de Mille, su Marchese Filippo anche, vanno a fare l'indagine di Cuna, con la macchina hanno fatto l'indagine, trovano l'impronta. Quale macchina era? La 128 che ho abbandonato, trovano l'impronta sullo specchietto. E di là c'è stata la conferma della strage di bagheria. Cioè trovano una sua impronta digitale. Sì, sì. Niente, dopo insomma io ho messo a fare in matto, mi portano a Reggio Emilia. Quindi lei dice, viene il giudice istruttore Marcantonio Motisa a interrogarla, lei continua a fare il pazzo, la portano? E mi portano dopo un po', perché Marcantonio Motisa non mi voleva fare muovere di là. Infatti c'era i Madonia che si trovavano in infermeria, c'era Armando Bonanno, Giuseppe Madonia, Ciccio Madonia, insomma tutte queste persone che si trovavano là. Perché da dove ero legato io, ogni tanto loro scendevano e mi portavano a mangiare. Dice, continua a fare così, perché chi dice, non ti vogliono fare parte. Dice, noi stiamo parlando chi mia, dice, che dai, dice, che gli diventa una buona relazione. Insomma, io ho fatto anche lo sciopero dalla fame, ti pagrivo tante chila. Arrivando a un punto che dopo mi devono sdraiare per forza, che veniva e dice, ma chi si sta morendo qua? Perché già la persona era bassa, eccetera, mi hanno portato su infermeria e mi hanno fatto la febbrocrisi. In Madonia mi fanno da mangiare, carne, frutta, cos'è. Le faccio benzina in senso che mancio. Appena finisco di mangiare, attacca il re, perché chi deve essere, ci attacca, perché l'unica speranza per chi deve tenere il cavo, ma la come? Perché se resta il cavo, chi è capace che perizia, vanno tutte cose a muore. Perché stavano vedendo di far aggiustare e fare, diciamo, risultare a perizia che ha fatto Paolo Giaccone, farla risultare negativa di quello che hanno trovato. Che perizia era quella che aveva una fatto? Una perizia di impronte digitali. Sull'impronte. Paolo Giaccone, il professor Paolo Giaccone. Sì. Quello che è stato ucciso. Sì. E succede che... Insomma, dopo, appena io mi ho messo a rompere tutto, là ho scassato il citofono di qua, il tavolo di 8 dinari, sono andato nudo
all'aria. Insomma, tutte queste cose mi hanno preso e mi hanno portato di nuovo al letto di contenzione. Ho stato legato là, dopodiché, dopo un po' è arrivato, dopo un paio di giorni, perché sono stato là qualche mese legato, mi hanno portato a Reggio Emilia. Arrivato a Reggio Emilia, là dopo ero in osservazione. Vabbè, di questo parleremo dopo per un altro episodio. Invece desidererei chiederle, visto che lei ha fatto riferimento al compianto professor Giaccone, questo omicidio del professore Giaccone, per quello che è a sua conoscenza, è collegato, lei ne sa qualcosa, è collegato alla perizia che fece in suo danno per la strage di Bagheria? Ma questo è stato mio zio Filippo che ha fatto pressione alla commissione per vedere, per trovare un provvedimento, perché dice, mia, dopo tutte e due, a 18 anni, sai che ne ha pagato una cosa che praticamente non esce più in galera, perché quello a tutti i posti voleva far risultare la perizia, come diceva lui. E cioè come diceva lui? Sì, 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 sì. Loro però la volevano fare modificare perché... Sì, sì, questo l'ho capito. Quindi loro avevano saputo... preso anche una perizia della Cassazione che aveva fatto dottor Carnevale nei confronti di Lobocchiaro Giuseppe, che era stato condannato non so per quale omicidio, ci avevano trovato un'impronta, queste cose me ne parla a me Giovanni Pullarangio Battista, che dice abbiamo pagato un occhio pista sentenza di Lobocchiaro Giuseppe. Lobocchiaro Giuseppe, uomo d'onore? Sì, uomo d'onore. Di quale famiglia? Sì, sempre di loro. Cioè di? Di Santa Maria di Gesù. Di Santa Maria di Gesù. Io non ho capito questo meccanismo. Ecco, neppure c'è io. C'è stato. Quando noi ci trovavamo con Pullarà e Luciardone, che si parlava, quando c'è stato in macchia processo, che si stava sempre, all'epoca ancora mi dovevano fare il processo, si stava vedendo di fare modificare questa perizia. Le dovevano fare il processo quale? Quello di Bagheria? Sempre quello di Bagheria. Sì, 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 d'accordo. E io sono sceso da Reggio Emilia, quando ci ho stato io un anno e qualche mese a Reggio Emilia. Si è fatta questa perizia da telescopio. E stavano vedendo... di farla modificare o farcela fare annato, insomma, però dopo appalo già con... risultare che non era suo all'impresa. Non era mio. Oh. Mi scusi, io però volevo ritornare un attimo al professore Giaccone. Un momento, vediamo, ecco. C'è stato che io mi sono trovato con Giovanni, quando sono sceso da Reggio Emilia, sono arrivato a Luciardone perché la perizia mi hanno fatto a me se mi infermo, a semi-infermità a me non mi serviva la totale, perché la semi-infermità vado a prendere sempre là, la condanna si gira là. Allora, scendendo a Palermo mi fanno sapere, dice, attaccarriere. A me a Palermo non mi portano nella sezione dove erano loro, ma perché io avevo il divieto d'incontro con Peppuccio Spadaro. E mi portano alla terza sezione. Alla terza sezione dove c'erano altri ragazzi che io conoscevo, che dopo anche i madonesi sono interessati, tale dice, ah, bene, Repenuzzo, vi raccomando, non ci facete mancare niente. C'è stato un campionato, una cosa del genere, insomma, ci siamo incontrati dopo che c'è stato il festeggiamento diciamo, di questa partita di pallone, e ho avuto possibilità di vedermi io con Giovanni Pullarà, con tutti gli altri, ci siamo chiusi in cucina di questa terza sezione che sono venuti e abbiamo parlato più di me. E dice che all'epoca dice. Stavano venendo anche una perizia che ci avevano fatto modificare a Peppuccio Lobocchiaro, che questa istanza di questa perizia l'avevamo acquisita anche noi nel nostro processo, che la Cassazione diceva che non superando i 17 punti eccetera non è tutto questo. Mi scusi, questo è un altro episodio. Io volevo invece ritornare all'omicidio del professore Giaccone. L'omicidio del professore Giaccone avviene quindi
nella quasi immediatezza, nell'immediatezza di questa perizia che sta facendo i suoi danni? E c'è stato che la perizia che stava facendo... Ma andiamoci da un altro lato. Quando lei ritorna da Reggio Emilia a Palermo, in questa ultima circostanza, sì, che sta ricordando, il professore Giaccone è già stato ucciso o no? Sì, sì, era stato già ucciso. Era già stato ucciso. Sì. Quindi lei era partito dicendo: mio zio Filippo chiede alla commissione di fare qualche cosa, cioè di uccidere il professore Giaccone. Questo io le ho apprese dopo queste cose in carcere, quando dopo io sono stato a Termine Imerese e a Ciani. Oh, e allora lei quando apprende qualche cosa sull'omicidio Giaccone? Vede, Marchese Antonino e Giuseppe Lucchese, mentre che io mi trovavo a Reggio Emilia, loro mi sono venuti a fare un colloquio che non potevano entrare. Chi è che non poteva entrare? Non poteva entrare, c'era mio frate che all'epoca Lucchese, non lo so se era canziato, latitante, eccetera. Dopo Lucchese neanche mi viene parente, non può neanche entrare. Quindi Lucchese entra e mio frate sotto Antonino, falso, che, no? Mio fratello Antonino, che forse era canziato, già era latitante, non so, perché mio fratello Antonino, dopo, quando ci sono state le dichiarazioni di Senaglia, nell'83, si è data la latitanza nell'83. Ora non so, però già a quell'epoca già lui era, diciamo, canziato, però non penso, non mi ricordo se era già latitante a quell'epoca, quando è venuto nell'82 a farmi il colloquio. Comunque Lucchese Giuseppe entra nel carcere di Reggio Emilia con un documento falso, sì, e viene a fare il colloquio a lei. Sì, però viene a fare il colloquio a me, che avevano parlato con il maresciallo, siccome quando io sono arrivato a Reggio Emilia c'è stato il cognato di Intille Francesco del mandamento di Caccamo, aveva incaricato... Come si chiama questo cognato? Dino Guzzino, una cosa del genere. Dino Guzzino? Quando mi trovo a Reggio Emilia, io vengo chiamato di sera, mi fanno gli dice: senti, devo andare dal maresciallo. Arrivando dal maresciallo, trovo la prima volta al suo Dino Guzzino. Io sai, io sono il cacutto frate, il caridai, ci stiamo vedendo, ho fatto la perizia, qualsiasi cosa tu hai bisogno, parla a cacu maresciallo che è a disposizione, il suo maresciallo Randazzo si chiamava. Che succede? Lui praticamente mi raccomanda il suo maresciallo di qualsiasi disponibilità e interessarsi per me. Successivamente mio fratello mi viene a trovare e mi dice che stavano vedendo tutti i modi possibili per fare cambiare questa perizia, quella delle impronte, questo è il discorso. E quando suo fratello le dice questo, il professore Giaccone è già stato ucciso o no? No, ancora no. E allora andiamo. Perché mi aveva detto che forse dovevo venire a fare la perizia, ma la dovevo venire a fare là a Reggio Emilia, quello fatto delle impronte, di farmi di nuovo un prelievo sul dito. Sì. Quindi vado avanti. E niente, è successo che praticamente io quando mi trovo dopo nel carcere di Ciano, mi sembra, e c'è stato mio fratello che mi disse che all'epoca il suo Fifo aveva fatto tutti i modi possibili per farla modificare sta perizia, in più per se faceva dare anche lui della commissione per chi sta ammazzando, perché già un voleva guagliare in una maniera, non voleva cambiare sta cosa, farla risultare un pochettino di meno. Anche dopo, quando andando in processo, dopo abbiamo chiesto, che io sono sceso a processo per l'assaggio di bagheria, abbiamo chiesto perizie, psichiatrici, di nuovo abbiamo chiesto una perizia in pronte perché c'era i numeri qua e là, però di tutto questo non si è fatto niente, perché dopo mi hanno messo anche a Ciaina come perito nell'85 e mi è venuto a fare una perizia a Termine Imerese. Traina, il professore Traina? Sì, sì, il professor Traina, sì. Che dopo c'era stato che volevano ammazzare anche a lui.
perché è successo che noi facciamo un colloquio, io, Bagarella e mio fratello, che con tutto ciò non ci potevamo noi incontrare, perché io nella sezione dove erano loro non potevo stare, perché loro erano differenziati. Io venivo all'epoca dal manicomio di Avessa e mi hanno messo in una sezione normale. Dopo loro sono andati a parlare col direttore, con il maresciallo, insomma, dicendo, sai, c'è un picciottello malato, lo teniamo noi sotto controllo per evitare che faccia qualche fessaria. Se ce lo mette magari in sezione e magari l'area ce la fa andare a fare con gli altri della sezione normale, che a sua volta la sezione normale era quella dove c'era Pinuzzuleggio, Benetto Capizzi, e Lovete, insomma altri gruppi sempre mafiosi. Quando andiamo a fare il colloquio, c'era fatto che questo doveva fare la perizia, e questo diceva un cui nudo e caeda, e stava preso, dice, vabbè, ci vediamo come va al limite, se ci teniamo a parere liberati. E ancora all'epoca Pino Greco era vivo, nell'85 aprile, quando c'è stato l'assaggio del dottor Carlo Palermo. Cioè, io mi trovo a Termine Merese, mi viene questa a fare la perizia, io ci faccio un matto, un scemo, chiedo che è, però chiesto niente, la perizia era quella che era. Infatti dovevo andare a processo, perché si è preso 30 giorni lui per dare, però già si è saputo che la perizia non ha fatto niente. E c'era la luce, ha chiesto, ci fanno della una perizia, il rivoiberato. Noi ci abbiamo fatto sapere. Giamate Bagarella gli ha fatto sapere a suo cognato dicendo tale, vedi se chi si perché prima che non me ne aveva fatto sapere, diceva, se dopo ci facciamo tornare a parere voi barate a chi. E se ci è fatto, praticamente c'è stato, che Pino Greco, quando è saputo che questa cosa mi è andata male, ha fatto sapere a noi che ci troviamo a Termine Merese, se buona ci ha chiesto se la abitiamo. Allora Bagarella dice no, e c'è anche da finire come ho fatto i palo giaccone. Chiedo se ammazzò però che fichiamo. La perizia cosa ci ha confermato lo stesso. È una sentenza che diamo. Io ci mando a dire al suo cognato, Totorrina, dicendo c'è la dice che non fa niente. Perché no, se no ci è passata qualche altra mannata che cattura a me. E non si è fatto niente. Perché questo Ciaina dopo perizia non mi sa fare a tutti. A perizia non mi sa fare in Palermo e Senaga, a Pepetone, insomma a tante altre persone, a tutte simulature faceva, infatti è la verità. Che succede che niente, dopo io ho appreso che praticamente era stata deliberata dalla commissione per ammazzare il professor Giaccone. Quindi il professore Giaccone viene ucciso per questa perizia che fa in suo danno e in esito alla quale lei viene condannata a 30 anni per la strage di Bagheria. Sì. In primo grado a Legastro, dopo in appello mi hanno dato 30 anni. Con riferimento a questa strage, ricorda tutti gli altri omicidi da lei confessati, se furono erano stati commessi, in che epoca della sua vita? Altri omicidi, mi scuso, quale? Lei ha detto stamattina di avere confessato una ventina di omicidi. Questi 20 omicidi, rispetto a questi 20 omicidi, la strage è l'ultimo, no? Sì. Lei quando commette la strage è già maggiorenne? Sì, ero maggiorenne io a dicembre, 12 dicembre avevo fatto 18 anni, a me mi hanno arrestato dopo un mese, a me il 15 gennaio mi hanno arrestato. Quindi lei commette questa strage dopo 13 giorni che è maggiorenne. Sì. Tutti gli altri fatti invece li ha commessi tutti da minorenne? Sì. Tutti da minorenne. Sì. Quindi questa è il suo primo reato da maggiorenne e per questo riporta condanna poi a 30 anni. Presidente, possiamo... La strage di Bagheria a che ora è stata? La strage di Bagheria...
10, 10 e mezza, alle 11, insomma nella mattinata. Nella prima mattinata? Sì, sì. Prima di mezzogiorno? Sì, sì, quando suonavano ancora i campane. Possiamo... In questo modo si ricorda che ore fossero quando hai incontrato Eucalyptus? Dopo, contemporaneamente, dopo che è finita l'assaggio, ci siamo allontanati uno dal posto e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, ma neanche è passato, abbiamo visto arrivare a lui. Vabbè. No, io volevo chiedergli se ha bisogno di riposarsi, sì, un pochino. Sì, grazie. Mi scusi, Presidente, c'ho l'avvocata Anania che parla dietro l'orecchio e sento più lui che... L'imputato che dovrebbe parlare più forte. Ho chiesto all'imputato se sentiva il bisogno di riposarsi una decina di minuti. Quindi ci riposiamo tutti una decina di minuti e poi continueremo per un'oretta, vediamo un po' ancora. Un'oretta forse è troppo, Presidente. Prego.